Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con Sport Report. La pallavolo Serie B1 donne celebra oggi il decimo turno di ritorno con una delicata trasferta in chiave playoff per la Libera Virtus. Le ragazze allenate da Marco Brevi ieri dopo la sconfitta, tra l'altro giocata al termine di una bellissima partita al quinto set all'opera della Torrese Napoli in casa al Pala di Leo con il punteggio di 3-2 ed anche con il turno di riposo imposto dal campionato per Modica, potrebbe in caso di vittoria avvicinarsi ulteriormente di nuovo alla lotta playoff che al momento appare un po' complicata. Sentiamo come presenta la sfida una delle giocatrici di punta della Libera Virtus, Maria Mauriello. Senti Maria, adesso arriva questa interessante sfida in chiave playoff, voi non siete ancora del tutto fuori contro i Sernium, come te l'aspetti? Loro in casa giocano bene, sono una bella squadra, compatta, molto insidiosa. Poi ovviamente giocare in casa è un fattore positivo per tutti, insomma. Però noi ovviamente andiamo lì e cerchiamo di fare la partita nel migliore dei modi. Grazie. Stesso turno di campionato, decima di ritorno anche per la B2 donne, con la pallavolo Cirignola che è chiamata questa sera alle 21 a cercare la vittoria nella ostica trasferta di Monte San Giusto. Evidentemente le ragazze allenate da Michele e Drago cercano un miracolo per cercare di rimettersi in corsa verso una salvezza che appare davvero complicata in questo momento. Adesso la cosa più importante è cercare di trovare la giusta cattiveria agonistica, così come era avvenuto in altre precedenti sfide. Con ancora quattro gare da giocare, tutto può ancora rimettersi in discussione. Sentiamo la vigilia di questa sfida nelle parole del responsabile stampa delle Puglie, Alfonso Di Vito. Una difficile come è stata quella di Iesi, visto anche il passivo pesante subito dalle Fucsia, la matematica adesso ancora non condanna le pantere di Mister Drago, ma certo è che la situazione è difficilissima. Vincere a Monte San Giusto sarebbe ovviamente tanta roba per l'orgoglio, per riscattare le ultime prove. Ma oltre ai risultati positivi che ci si aspetta dalle Pantere, ci si aspettano anche delle battute d'arresto delle avversarie, e quindi questo credo sia proprio un miracolo in questo finale di stagione. Credo che almeno buona parte, diciamo, delle sorti siano già state. Adesso passiamo al basket, prima giornata di ritorno della promozione pool in Serie C per il BK Club Cerignola. Arriva un importantissimo derby oggi pomeriggio alle 18 al Valle di Leo contro il CUS Foggia. Prima di due importanti sfide, la prossima sarà contro il Matteotti Curato che è al secondo posto in classifica. Beppe Vozza non sottovaluta l'avversario e racconta anche lo stato d'animo dei suoi prima della gara di oggi. Lo intervistato per noi Alfonso Di Vito. Già in casa nostra, dopo che comunque nella partita di andata siamo stati, penso, autori di una buona prestazione, sicuramente ci teniamo a proseguire il momento positivo e insomma, siamo preparati bene in settimana e siamo pronti per la partita. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Sport Report del sabato. Grazie come sempre di averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 con il nostro telegiornale sportivo domani pomeriggio alle 14. Grazie a tutti e buon fine settimana.